Due giovani giapponesi innamorati, il cui amore è osteggiato dalle rispettive famiglie, si ritrovano fuggendo sulle rive di un fiume. Decidono di trasformare il loro cuore in una alga palla galleggiante che possa fluttuare in eterno una accanto all'altra. Ciao, sono Salvatore Savasta, fondatore del metodo Acquario Bilanciato, e in questo nuovo video parleremo della cladofora, il cui nome scientifico è Egagrophila limnei. Leggenda a parte, quella che è conosciuta comunemente in ambito acquariofilo come cladofora Egagrophila, ma che si chiama invece correttamente come nome scientifico Egagrophila limnei, detta anche marimo, che vuol dire letteralmente in giapponese alga palla. Dal nome capiamo che non si tratta in realtà di una pianta, ma di una palla di alghe. Sostanzialmente sono delle alghe verdi filamentose che, a causa della corrente del fiume nel quale nascono, ottengono questa particolare forma sferica. In natura vive ben oltre i 200 anni e non c'è pericolo che diventi troppo grande, che la sua crescita diventi eccessiva, visto che aumenta le proprie dimensioni di una manciata di millimetri all'anno. È praticamente immortale a meno che non venga esposta ai raggi diretti del sole, perché i raggi ultravioletti la disintegrano, la sciolgono. In acquario deve essere girata regolarmente affinché mantenga la sua forma sferica e affinché riceva la luce delle lampade a 360 gradi. È di facilissima coltivazione, essendo molto adattabile alle varie condizioni di luce e temperatura, e non è assolutamente per affatto esigente. Preferisce comunque delle temperature che non superino i 24 gradi, una corrente piuttosto forte, illuminazione scarsa possibilmente. La crescita, come abbiamo detto, è lentissima, ancora di più in acquario, e si osserva esclusivamente con delle condizioni particolarmente favorevoli. Utilissimo in acquario da aggiungere a questa alga palla, al marimo, è la presenza delle caridine, che ne tengano pulite la superficie esterna. La propagazione, la riproduzione della cladofora può essere effettuata dividendo semplicemente la pallina originale in palline più piccole, che diventeranno sferici poco alla volta nel tempo, a furia di girarle manualmente, tenendo conto comunque che ha un tasso di crescita veramente ridottissimo. Una palla di 20-21 cm è una cladofora che normalmente ha tra i 14 e i 18 anni di età. Quindi, giusto per darvi l'idea di quanto lenta sia la sua crescita, il suo sviluppo. Gli aquascaper più esperti sanno che la cladofora può anche essere spianata aperta in maniera tale da poter creare una sorta di pratino, e altrimenti può essere anche allungata, fatta a forma quasi d'uovo, per essere posta sopra dei legni particolari in modo da dar vita a una sorta di bonsai sott'acqua, sommerso, oppure tale in alcuni casi da formare delle nuvole sospese se legate con del filo di nylon. Insomma, si presta davvero a tantissime possibilità e ci dà libera sfogo per quanto riguarda la nostra fantasia. Piccole curiosità e piccoli consigli: tienila lontana dai plecostomus e dai pesci rossi, perché essendo ghiotti di alghe in breve tempo la divorerebbero. Altre piccole curiosità: se noti che diventa troppo bianca, probabilmente sta ricevendo troppa luce. Se noti una strana patina intorno alla cladofora, o se la sua struttura ti sembra inusuale,
potrebbero essere altre alghe che le stanno crescendo sopra. Queste alghe pian pianino la soffocheranno, quindi è meglio rimuovere queste alghe accuratamente con delle pinzette. Se sta diventando marrone, può essere un segno che è il momento di pulirla. Normalmente accade quando non si hanno delle caridine insieme. Se la pulizia non risolve il problema, stacca le parti marrone che sono quelle morte ormai e aggiungi un pizzico di sale all'acqua per stimolarne lo sviluppo. Se invece il fondo è diventato marrone, è possibile che tu non l'abbia girata troppo spesso e che quindi la parte sottostante non abbia ricevuto affatto la luce andando in marcescenza. La cladofora, se diventa nera o si apre, è perché sta cominciando a marcire dall'interno e quindi in quel caso, ahimè, è destinata alla morte. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like. Ti ricordo di iscriverti al canale per non perdere i prossimi video e le prossime schede sulle prossime piante che saranno su una playlist in ordine alfabetico.